Uno. Allora, sono sempre più gli economisti che sostengono che l'Italia debba uscire dall'euro e lei recentemente su Piazza Pulita ha attaccato duramente chi ci ha fatto entrare nella moneta unica senza il consenso dei cittadini e ritiene che l'uscita dall'euro sia una priorità di questo governo? No, anche qui la domanda è formulata male, il governo non ce l'ha come priorità, lei vuol dire priorità di taluni che hanno esposto posizioni di questo genere e che sono figure rispettabili, certo non io che non sono un economista e che non mi sono posto il problema della uscita dall'euro, ma ancor di meno il governo, cioè il governo è totalmente eurista ed europeista, per cui il problema non è del governo, che ci sia però una corrente che dalla Lega, ad alcuni economisti anche di un certo valore, indica il disagio dell'euro, è una cosa che io percepisco, ma non ho gli strumenti per dire, non essendo un economista, anche se non credo alle minacce apocalittiche di catastrofi, non ho gli strumenti per dire se sia a questo punto più vantaggioso perseverare o rinunciare. A naso io rinuncerei, ma perché mi piacciono le avventure, certo che perseverare vuol dire stare in un club dove, siccome non ti possono cacciare, vorranno cercare di aiutarti. Cioè l'idea, secondo me la logica assistenziale di chi sta dentro l'euro è che c'è un traino forte dei paesi economicamente più a posto che nel momento in cui tu rimani dentro quel club farà di tutto per consentirti di rimanerci in qualche modo, perché non ti possono cacciare e tu ne vuoi andare. Se invece se ne andasse in Italia, a naso non dovrebbe avere dei danni perché potrebbe stampare moneta, guardare il debito pubblico in maniera meno rigorosa, cosa che può essere peraltro pericolosa per altre ragioni, e potrebbe parametrarsi sugli esempi di paesi europei che hanno una buona economia senza avere l'euro, che sono Norvegia, Svezia, Inghilterra, Svizzera, per cui non è che manchino. Allora, se una Europa ha 27 paesi, ne ha solo 17 con l'euro, vuol dire che 10 non avranno disagi particolari, non ci arriva notizia, sono più disagiati quelli che sono entro l'euro per certi versi. Però una cosa è non esserci mai entrati come la Svizzera, l'Inghilterra, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca. Una cosa è uscirne. Uscirne potrebbe determinare un trauma, cioè che alla fine i prezzi rimangono in lire lo stesso che erano in euro. Quindi ho posto un problema diverso da quello della valuta. Ho posto il problema del rapporto tra salario e potere d'acquisto. Allora, il potere d'acquisto di una persona che guadagna 8.000 euro è un potere d'acquisto tale per cui su alcune cose può anche spendere il doppio, cioè uno che guadagna 8.000 euro può permettersi di pagare una Coca-Cola 2.000 lire, ovvero un euro, mettiamo che sia questo il prezzo, che è una cifra però sproporzionata al valore di quella merda che è la Coca-Cola. Chi invece guadagna 1.200 euro, e quindi non 8.000, non può permettersi per ogni cosa che vale 1 pagare 2, per ogni cosa che vale 1.000 lire pagare 2.000, ovvero un euro, per ogni cosa. E allora la mia teoria è che occorrebbe uno Stato che stabilisse che nei generi di più piccolo valore monetario e di inconsistente valore poi reale, tipo un ghiacciolo, ho fatto esempio del ghiacciolo, non può un ghiacciolo che è acqua ghiacciata, il cui valore assoluto non supererà i 2 centesimi, che vogliono dire 4 lire, costare 2.500 lire, perché quei 2.500 lire sono poco per uno che guadagna 8.000 euro, ma sono molto per uno che guadagna 1.200 euro, quindi se uno compra 4 gelati spende 10 euro, o quanti euro spende, mettiamo 8 euro, uno compra 4 caffè, spende, alla fine in una giornata una persona spende 30 euro, che sono 60.000 lire, senza aver fatto niente e se ne è neanche accorto, perché una volta l'acqua minerale, il ghiacciolo, il pezzo di pane, il biscotto, il caffè costavano delle cifre così piccole che le potevi contare in una percentuale rispetto a 100.000 lire in un giorno di 5.000 lire. Cioè io ho 100.000 lire di mio guadagno in un giorno, che vogliono dire 3 milioni al mese. Di quelle 100.000 lire se ne erodono 5.000 per piccole spese, ma sono 5.000, me ne rimangono 95. Invece ogni giorno chi guadagna oggi quelle 100.000 lire, ovvero guadagna 50 euro, ne spende 15 senza accorgersi di averli spesi. Quindi il tema nel caso mio non è un tema valutario o monetario,
è il tema di un diverso rapporto tra i salari, con gli stipendi, e gli acquisti. E così l'ho posto in televisione, però non saprei dire se una volta stabilito questo, se si tornasse alla lira, il ghiaccioso dovrebbe costare 800 lire invece che 1,5 euro, che sono 3.000 lire, o quello che sia. Quindi l'esempio che ho fatto e l'ipotesi di uscire dall'euro non sono nella disponibilità della mia comprensione economica per dire che è un vantaggio o che sarebbe un vantaggio, quindi non lo so. Però ho posto il problema, che ripeto non è un problema del governo, è un problema però di molti che avranno fatto la riflessione su queste disparità che l'introduzione dell'euro ha portato rispetto al prezzo di beni di consumo minore, marginale o piccolo. Recentemente alla trasmissione Piazza Pulita Vittorio Sgarbi ha criticato duramente l'euro, dicendo che l'Italia è entrata nel circuito monetario europeo senza il consenso dei cittadini per una scelta puramente tecnica. Noi abbiamo chiesto se uscire dall'euro doveva essere una priorità del governo. Lui ci ha risposto che il governo è un governo eurista. Sgarbi non è un economista, è un critico d'arte, ma ha un forte spirito critico. E quindi cosa ci ha detto? Ci ha detto che non bisogna essere economisti per avere un'opinione, ma soprattutto non è necessario credere alle minacce apocalittiche di tutta la stampa che lancia allarmismi qualora l'Italia dovesse tornare alla lira. Ci fa gli esempi dei paesi che sono nell'Unione Europea ma che non hanno l'euro, come la Norvegia, la Danimarca, come la Svizzera, e che hanno delle forti economie. E allo stesso tempo ci mette in guardia sul rapporto tra il salario e il potere d'acquisto qualora si tornasse alla lira, nel senso che lo Stato deve garantire che i beni primari come il pane, l'acqua e altri beni rimangano con un prezzo stabile in modo tale che non ci sia una crisi economica dilagante.